Andiamo, nei fran su A. Frowned, però Ops è FK. È una strategia? O il team non se n'è accorto? E sono in 4? Vediamo. Nessuno si lamenta. Eccolo, è ritornato. Compra il Kevlar, Eva. I CT sono andati in A, mentre i terroristi sono andati tutti in mid. Gli avversari si studiano, si guardano. Diciamo che questa mappa è stata giocata non moltissimo in Europa. Quelle poche volte che è stata giocata, visto che comunque sia da CT che da T, anche questa è abbastanza bilanciata, nel senso che se i CT sanno coprire, riescono a vincere tanti round. Se i terroristi sanno, sono stati espulsi per inattività. Oh shit. Solo io sono stato kickato. Sì, io sono ancora dentro. Bene, stavo dicendo, nel senso che se i CT sanno coprire, riescono a vincere abbastanza round. Se i terroristi a loro volta sanno pushare coordinati, riescono anche loro a portarsi a casa tanti round. Vediamo il pistol cosa decideranno di fare gli Easyfix. Gli Easyfix hanno deciso di cambiare. Sono Gli passati da Easyfix Terrorist iniziano a Counter CT. Terrorist, Ok, vediamo allora gli esattamente. Infinity cosa faranno il pistol round. Vedono che vanno verso B, mi sa un push veloce in B. Tattica very games su tutti i bui in B alto. Vediamo. Ma gli manca qualche giocatore tipo Scream e No, Shoxi. fanno. Vabbè, ma fanno la stessa loro tattica. Un rush B alto. Però vengono fermati dal primo HS di Blackout e dalla seconda nade di Kiano. Infinite prende la kill, anima pure lui. 3 versus 3. Entrambi hanno preso B. Black arriva da dietro e riesce a trovare una kill su Ryder. La bomba è a terra adesso. Anima campera sul bombsite a 19 HP, mentre Rick si ritrova a 24 HP. Circondato, uno sopra e uno a sinistra nella smoke. Fa lo sbaglio di mettere una granata in mano e viene ucciso da Blackout. Contact ottiene l'ultima kill. 1-0 per gli Easyfix. Attenzione, ho visto che Anima ha una Glock caramellata. Cosa ne dite se anche quella verrà a me? Premio miglior streamer. Esatto, essendo la prima volta. Esattamente, Infinity esattamente. Infine, Vex blocca Machine la kill. crasha. Prevedo una pausa dopo questo round. Anche secondo me. Io direi di inquadrare Bot Queen, vediamo cosa deciderà di fare. Entra con la Glock, entra in A, di spalle. Se ne Dietro frega c'è degli Blackout. avversari, Tutto questo menefreghismo non ha ripagato alla fine. Infinity ovviamente sono in base ad aspettare il comeback di Vex. Cercano di perdere tempo. Però non hanno ancora chiesto la pausa. Che non se ne siano accorti neanche loro. Sì, se ne sono accorti. Stanno perdendo tempo. Chiederanno pausa a fine round se non entra entro 1 minuto e 10. Contact, si ritrova tra un fan stat track e mi manca anche questo, eh? Com'è possibile? Ah, la mia stessa skin. Oh, contact, quando lo riascolterai sai chi contattare a fine match, Occhiolino, occhiolino. eh? Esatto. Ci incontriamo al bar, una birretta, una mimetica in qua, una mimetica là. Ma magari ti do altre due armi, non stat track, però. Una pacca sulla spalla, una stretta di mano. Gliel'ho già data alla Red Byte Clan, però gliene darò un'altra se ci sarà. Attenzione Vediamo al intanto, i terrorist frontline, entrano. anzi no, cercate di plantare la bomba. Però due di loro vengono fatti fuori. Vex Machine non è ancora tornato. Ryder viene ucciso dopo che finisce il round. Però non mettono la pausa. Per quale motivo?
Comando pausa, raga. Ah, ecco perché non sapevano il comando per metterla a pausa. E sono stato espulso nuovamente. Che palle. Tanto stanno ancora discutendo perché a quanto pare il comando della pausa non funziona. Eccolo qua. Server in pausa. Il kick sarà mica un piccolo, come si dice? Un piccolo consiglio che non mi vogliono più? Mi sa, eh. Chiedi troppo. Secondo me è perché stai chiedendo le skin. Non è Può per essere, quello. dicono, mandiamolo via. Questi accattoni, no, no. Noi siamo qua per giocare e vincere. Aggiornami che io non posso vedere niente, sono nella connessione al server. Hello, c'è qualcuno? Mi sa che sono stato abbandonato. Palera. Se mi sentite ancora, io sono bloccato nella connessione perché c'era la pausa nel server. Allora, dicono che si Ah, sente ecco. basso. È rimutato, no? Parlavo da solo, mi sa. Sì, Ah, mi si era spento il ecco. microfono dal bottoncino delle cuffie. Sì, bella scusa, dai. È chimera che pare fatto a. Go chimera. Good. Faccina con la linguaccia. Chimera, cosa hai fatto prima della partita? Che girano queste Ah, non voci lo di so. te che usi Cos'è che ho sostanza. fatto? Cos'è che dicono? In chat ci dicono: è chimera che pare fatto a. E chi è che lo dice? Si legge il nick? DSIVRG. Ah, DSI virgo. No, ma secondo me è qualcuno che ti conosce, perché anche prima ti diceva non Sì, te la do ho manco se giocato. piangi. Ho giocato ai tempi nel 2005 con Virgo, mi Ah, sembra. sì, mi ricordo, ero con te. Eravamo giù in Afghanistan. Sì, Esatto. mi ricordo, erano lì. Sì, lo so, Iena, grazie per il consiglio. Certi ricordi e te, di tutti, A sì. Virgo ho avuto l'onore, se così si può dire, di conoscerlo all'ultima la Red Bite. Ho L'onore o la avuto con lui. sfortuna? No, un po' tutti e due. L'ho conosciuto nel lontano 2005, quando entrai nei DSI, mi sembra. O 2006, non mi ricordo bene. Ti dicono noi ex DSI lo sappiamo, bella zio. Ma perché chi c'è oltre a te, Virgo? Tanto il server è ancora in pausa. Vex Machine non torna. Mi sa che dovrò entrare io al posto suo. Sì, no, non vogliamo sfavorire il team, sai. Certa gente come Ce l'hanno te. in sesto gli Infinity? Non credo, credo lo abbiano gli EasyFix che avevano due giocatori in più nel bracket. In caso non dovesse più tornare Vex Machine, come si procede? Non saprei, no, gli Infinity non hanno un sesto giocatore. Mi sa che si giocherà la seconda mappa un altro giorno, allora. No, ma credo abbia avuto un. Mi sa che gli è caduta la connessione. Vediamo. Prova a chiedere a uno di loro in Steam. Raccontateci una barzelletta intanto. Allora, questa barzelletta ve la A te racconto. l'onore.
Allora, Stai crashando, usi le mie tasche. sto Intanto mi hanno aggiornato che Vex Machine sta rientrando nel server. Quindi si continua. Ok. Comunque questa qui era una barzelletta Che non ha fatto che ridere, pietà, no, no, paziente, una di chicchi. quelle belle belle che potete usare. Punizione dovrei regalare una skin a ogni spettatore nella Twitch Io TV. ce l'avrei una barzelletta, però è una cosa. No, no, vogliono le skin, basta, non mi interessa le barzellette. Allora ci dicono un uomo entra in un caffè. Splash. Attenzione, mi sa che è entrato live. No, hanno rimesso qua. Allora, vediamo, perché stavo. Oddio, da quanto non sentivo. Dite a Simmo che ci sono troppe pause ed è falsato il torneo. Ah ah ah. È tornato live. Quanto pare. Sì, è tornato live. Però gli Però infiniti chi sono lo sempre in sa? 4. Intanto il tempo scorre, non riesce ad entrare da server full, digli che quitto io. Non posso scrivergli io da spettatore. Io sono uscito, gli dico io tramite Steam di entrare. Ok. Infatti è rientrato, mi dicono, perché ho quittato io, top brain da parte di Chimera. Ora rientro nel server se riuscirò. Dimmi solo quando è live così provo a entrare. Ancora in pausa. E comunque io vedo che comunque manca il quinto giocatore agli infiniti. Agli infinite. Ok, live, sono tornati tutti. Ok, allora provo a rientrare nel server. Ok, però vediamo che gli infini sono partiti svantaggiati, infatti partono già con un giocatore in meno. Provano un push su B, ma. Su Proveranno a planare per prendere i soldi, vediamo. Ops. di loro sono già stati fatti fuori. Anche Niente, Opsi saluta Rick. 3-0 per gli UCC. Vediamo se riescono a comprare adesso oppure no. Dovrebbero Direi di sì. sì, tranne Vex che proverà a comprare il Garil o la pistola. Vediamo Vex. No, decide di prendere. Ah no, gli hanno Sì, droppato viene droppata un'arma. un'arma. Viene droppata un'arma e si avvicinano verso A. Fanno finta di avvicinarsi tutti e cinque verso A, ma due tornano verso B, dove vedo nelle mani di Anima una K47 serpente di fuoco. Mi manca la Io, collezione. come ho detto prima, mi manca una VP e una K. Quindi invito anche Anima, oltre alla sua Glock, di regalare una K. Grazie. Comunque vediamo Anima che va in mid avanzato, passerà avanti alle Fanno porte, uno ma split, due split troverà avanzano. Blackout, appunto. E split dove Ops riesce a uccidere Blackout. Rider uccide da dietro Insomnia. E riescono ad entrare su bombsite dove riescono a planare la bomba. Diamo Supremo Chiamano arriva da K da Bella CT. mid. Mentre Supremo da mid con il suo P90 viene ucciso da Rider. Chiano 1 on 3 riesce a ucciderne uno, vediamo se riesce a trovare la seconda kill. Rider lo lascia solo a 14 di vita. La vedo male per lui, non ha neanche più Ah, tempo per prenderla, 3-1. di defusare, appunto. 3-1. Di Fix riescono comunque a comprare. Blackout dropperà un'arma a Chiano. Però comunque gli infinite si sono No. trovati svantaggiati Non a causa capisco di. com'è possibile. Perché Blackout non ha droppato un'arma? Sì, invece sì, chiaro, c'è un M4. Niente.
un altro push verso A, eh? Tutti e 5 verso A, 4 dalla rampa e 1 tappeti. Portano le smoke, vediamo, decideranno di Partono le pushare. smoke e le flash. Dopo che pushano dalla rampa uscirà Ops tappeti. Sì. Vedo che hanno preparato la mappa perché ci sono delle ottime smoke a coprire la rampa. E anche base di tiro. Gli Infinity sembrano preparati su questa mappa. Ma effettivamente Mirage, anche se un tempo non si vedeva molto in Europa, gli ultimi, direi 4-5 tornei forse, a livelli alti, parlo di Dream, che simili, si è visto piccare a Mirage molto più spesso. Quindi magari si sono adattati a questo nuovo trend, a questa nuova moda e si sono Riescono a recuperare preparati. anche questo round. Perché Supremo proverà a ucciderne uno per scappare via, salvare l'arma. Mi dicono di mettere full screen perché si vede il quadrato piccolo. Strano, pensavo di aver cambiato. Scusatelo, è vecchio. È La prima uno stream, screen che chiedo enorme. perdono, è la prima volta. Do Vi do il permesso di insultarlo. il permesso anch'io. Attenzione, li vedo ancora cattivi in ali infiniti. E infatti, si preparano nuovamente per uno tappeto e quattro rampa. Infatti anche gli EasyFix l'hanno capito, questa volta mandano solo Supremo su B. Perché il Supremo è l'unico che ha chippato l'arma e loro sono tutti e quattro sul plan D A con le pistole. Vediamo se riusciranno a vincere questo eco. No. Contact viene ucciso da Vex Machine. Stavo per dire, potrebbero Vediamo avere una l'ultima. possibilità, ma quell'entry frag degli Infinite, appunto. Diamo una kill Ricco su slamma la Anima. bomba e Supremo di nuovo l'ultimo vivo con la sua arma chippata al round precedente. Vediamo se riuscirà a ottenere una kill nuova oppure se deciderà di scappare via. Si affaccia, uccide Ops, sente che si avvicina Rick, l'hanno chiusa e morirà. E Appunto. infatti, Vex Machine trova una kill, 3-3. Tanto vediamo Rick, una percentuale di hatch del 100%. Diciamo che ha fatto anche una sola kill, Stavo cercando di dare credito ai giocatori. però, brutta notizia. Mi sa che Anima è crashato. Eh sì, Sicuro? FK. Pausa Inc. Infatti, i suoi compagni di team girano intorno Perdono allo tempo spawn e tecnico. l'aspettano. Tanto vediamo che si fanno delle scale per andare tappeti. Vediamo se ci sono delle skin che mi interessano. Contact! Dai, vediamo cos'è che vuoi. Oltre al farmer sta track anche un M4. Allora, Chimera, dici, questa nuova possibilità di poter usare l'M4 col silenziatore e l'M4 come c'era prima. Secondo te come l'hai presa da giocatore di livello un po' più alto di me? Giusto un Allora, pochino più alto di me. io diciamo che apprezzo che hanno messo il silenziatore nell'M4. Secondo me l'errore è che non dovevano mettere che o usi quello senza silenziatore o quello con. Da CT puoi decidere se comprare o quello col silenziatore o quello senza. Questa è l'unica pecca, tra virgolette, che gli do alla Valve. E sul fatto che fa Comunque, aspetta, dentro ti un interrompo un silenziatore. attimo. Gli Infinite sono Dimmi, dimmi. entrati su, hanno planato la bomba, ma vengono fatti fuori Rick, l'ultimo in vita, e viene fatto fuori anche lui. Sarà un... Anima intanto è ritornato nel server. Comunque, come dicevo, secondo me è un'ottima scelta, però appunto dovevano decidere di mettere tutti e due nel freestyle per comprarla. Però vedi, Quindi come penso che dici te, sceglierne una o l'altra. avvanteggeresti i CT perché mappe più lunghe dove bisogna essere più precisi dai la possibilità a loro di prendere un'arma più precisa, però allo stesso tempo possono prendere l'altra arma subito la mappa dopo. Ok, ma tutti e due i team giocano side CT. Ok, però comunque se quello che inizia CT potrebbe potenzialmente prendersi più round all'inizio, tanto Blackout viene fatto fuori.
Fatto sta che comunque la mappa si decide prima di giocare, uno prima di iniziare a giocare può uscire e cambiare l'M4. Quella è una piccolezza, non c'entra niente. Però, sai. Intanto vediamo che gli Infinity entrano in B. Tanto Rimane una Rick vita. con uno di vita. HP. Ops con la WP, boom. Boom! Infatti, Rick muore con una nade. E ops. Cercherà di Rimane una salvare la Manchu bomba a WP. terra. Ma secondo me ci può pure questo Manchu. Kevlar ce l'ha, AWP pure. Ha una nade. Potrebbe provarci. Come Magari potrebbe non non si situazioni provarci? che prenderei una cappa nelle mani, eh. O magari tro... ecco. Prende T'ha una cappa. sentito, ghosting. Secondo me questi giocatori. Il timing di Contat è affacciarsi. Prendersi la nade, prende anche una seconda nade, mi sa. Trova una kill ops. 19 secondi, prende la bomba. E planerà safe. Vediamo se Contat esce subito. Con fake. Lo lascia 17 HP. Ora plana. No fake nuovamente. Ora va a planare perché non ha più tempo. Non può più fare fake. Vediamo chi vincerà il round. Contat 17 HP. Ops, fa finta di scappare ma ritorna sul bombsite. Contact non l'ha visto. Lui pensa che sia B corto. Mi sa che l'ha Minuta di sentito round. muoversi. No, non No. vince. Infatti Ops lo uccide. Bel round da parte di Ops che vince questo clutch one kill situation. Se fossi stato in Ops avrei ripreso la WP per il round dopo, comunque. Sono comunque Ma l'ha gasato. L'ha 4750. gasato. Ha detto sì, ho vinto. Ma non pensava più la WP che aveva droppato. Ma queste piccolezze potrebbero farti perdere il round dopo e quindi forzarti magari a Ma lo fare eco, sapeva quindi. che il team Easy Fix andava in ego, hai visto? Tutto calcolato. Però comunque Sì, è una sono soldi piccolezza. risparmiati perché poi si è visto gli hanno dovuto droppare un altro AWP che non ha la skin bella. E Infatti, per questo lo perderà. come sappiamo la skin da Scioppone fa più danni. Intanto Insomniac mette un headshot su Vex Machine. Tanto possiamo notare che gli Infinity sanno dove tirare le smoke. Contact, oh, faila. Chi sta inquadrando? Anima. Andiamo a vedere Anima. Camperato dietro il bombsite, tira le nade, batte CT col suo bellissimo AK. Vediamo, ops, quella WP, no, gli ruba la kill Rick. Stealer. Allora, questo round mi sento che... Adesso la Goofy, lo sai, vero? Sì, aspetta. Vanno di nuovo verso A, quindi mi sento. Chi è che copre A degli Easy Fix? Vediamo. Contact Insomniac. Guardiamoci Contact. Prevedo che fa almeno 2 kill. Adesso fa Ace ad occhi chiusi col monitor spento. Smocca la rampa. Buon inizio. Intanto gli Infiniti si preparano per un 3-2-A. Tanto Blackout, Anima e Ops si sparano, ma a parte qualche Salveggiamo danno Contact, su Ops salveggiamo Contact, Blackout. vediamo. Questo round believe in lui, vediamo se riuscirà a fare 2 kill come ho detto. Aia, lo vedo scappare. Ammettilo, te stai guardando Contact perché stai sbavando sulla skin. Vediamo. Intanto bomba piazzata, ops, 30 di vita. 659 kill con il suo M4. Ora arriva da dietro. Gli ultimi due saranno di 2 piano? versus 2, 2 Saranno versus di Contact. 1. Avevo detto io 2 kill, vediamo se riesce a fare questo clutch. No, Invece muore. neanche una. Rick si accuccia, lo uccide. Te l'ho detto che la gufavi. Io ho esperienze nel settore. Chissà perché, È un po' come il polpo che ai eccolo là. mondiali qualche anno fa sceglieva la scatola. Mondiali di calcio. Come possiamo vedere anche gli Easy Fix nuovamente. Sono di nuovo statici su questa mappa. Solito 2A, 1 mid, 2B. Però su questa mappa potresti dire non è una mappa molto giocata dagli europei. Però attenzione, possono vincere l'ego. 3-3 situation. Ops, rimane a 41 di vita. Insomnia, riesce a trovare una K. Supremo potrebbe prendere
Rick che esce, no, si gira. Male. Intanto Sam ne trova una kill in A, la bomba sta per essere piazzata in B. Inquadriamo Rick 28. Smocca cucina, ne vede uno dietro BS. Gli Prova lo spara. spray, non lo trovo. Si accuccia e spraia, lo uccide. 2 HP però, molto rischioso. 2,41 di vita. Rick riesce a flashare Insomnia, tira la nade sbagliata, prova a killare Blackout che lo lascia poco. E però viene ucciso dalla nade. Ops, 1 on 2, perde. Però Ma non hanno il smoke. kit, non ce la faranno secondo me. No, No. boom, boom, boom. Però comunque hanno tolto 5 armi, di cui Due una maschera VP. E meco. hanno Ottimo salvato lavoro una da K lei, su Ingrid. Blackout. Vediamo se. Attenzione, Keanu prende la VP. Questo round guardiamo Keanu di AWP. Vediamo se riuscirà a fare qualche entry kill in A. Vediamo, vediamo. Va verso mid dove non troverà nessuno. Infatti, gli Infinite provano ancora il push su A, da Appena sentirà tappeti lo e lo smoke, spawn. decappa subito su A. Infatti, le vede arrivare. Cerca di puntare tappeti. Però viene smoccata. Non vede assolutamente niente. E invece sì, lo trova. Killa, ops. Situazione di 3 Intanto versus 4, bomba sta. hanno preso Era il stata farming. plannata. Supremo, di cattiveria, è entrato in bombsite. Trova una kill, ma viene ucciso da Ryder. Keanu, 1-on-3 situation, headshot. Ryder. Quante kill ha fatto Ryder? 4 kill, quasi un ace. La vedo male per l'Easy Fix, la vedo male. Questa staticità nello split e nelle difese non Gli sta Infinite sono ripagando. abbastanza preparati su sta mappa. Conoscono le smoke. Sono coordinati. Si dicono in TeamSpeak quando uscire e dove. Però adesso cambiano strategia e vanno verso B. Vanno verso B e Ryder trova una kill, ma Supremo lo uccide. Ops, col suo AWP prova a ucciderne uno, ma va nel balcone. La rompe la grata e torna a B-corto. Torna a Supremo, se ne B-corto. va, Keanu prende la kill su Rick, bomba droppata. 3 versus Ok, 2, 1 versus 3. inquadriamo Ops, 1-on-3 situation. Riesce a trovare una kill su Keanu. Raccoglie la bomba e punta al corto. Cercano il boost gli Dove... EasyFix. Ops, attenzione, Ops sa che sono 2 B-corto. Decidi di correre in A dalla cucina. Ma quella nade. Secondo Quella me ha nade sbagliato quella fa nade. capire, esatto. Ha fatto capire che stava backuppando in A e infatti Fatto insomnia. Insomnia è andata in A. Però fa l'errore di non aspettare il suo amico. Attenzione, però riesce a uccidere Ops. Nel rischio è riuscito a vincere comunque il round. 8-5. Faranno eco per ultima, a meno che drop. No, eco per ultimo round. Però Ryder decide di comprare che comunque gli rimangono ancora 4.500 dollari. Fanno uno split, però mi sa che stanno puntando a B. Non credo che Ano sappia della presenza di Ops e Anima mid. Infatti è tornato un po' più dentro su A. Si aspettano un push su A, a quanto pare. Vediamo se Ryder riuscirà a trovare una kill con la sua arma. Campera mid. Gli fanno il boost? No. E infatti trova una kill mid nel connettore. Decidono Anche di puntare il Chiano ci connettore. saluta. E rushano in A del connettore, sì. Dove trovano Insomnia a coprire il bombsite da solo dopo le 2 kill. 3 versus 3 anima, 7 di vita. Insomnia che va Il giù buy anche di lui. Ryder aiuta a vincere forse questo round. No, Vex Machine faila, non uccide uno di spalle. Ryder Raider. riesce ad andare a base CC. La vedo male per anima, 7 HP. Anima 7.
botte di vita senza Kevlar. Secondo me Supremo gli tira una bella nade. E invece no, defuse di prima. Blackout stava per rimanerci secco nonostante aveva 7 di vita. Era una tecnica, è tutta una tecnica. Di poco. Nei tornei non si dice mai che è un errore, si dice che è voluto. Serve per, come si dice, confondere gli avversari. Ultimo round di questo primo side. Ricordiamo che la prima mappa Dust 2 è stata vinta dagli Infinity. Quindi sì, mi sa che si avvera il 2-2 che hai predetto te. No, non bisogna vedere da terroristi cosa fanno gli Easyfix. Intanto Infinity rushano in A, dove Anima trova una kill. Chiano una doppia Chiano kill. doppia kill con la Si WP. avvicina al tripo. No, flashato. Però comunque vediamo gli Infinite. 2 vs 4. Bomba droppata. 1 Aia. vs 2. La Insomma, situazione. rimane con la pistola, prende la K. Inquadriamo l'ultimo Ops, dai. One on two situation, di nuovo lui. Prima è riuscito a vincerlo con la WP inizialmente, dopo la K. Vediamo adesso se riuscirà a vincere con la K. Sa che uno è andato jungle vicino al connettore, però non sa che l'altro. Sì, adesso lo sa che l'altro è sul bombsite. Uno mid, l'altro BS, vediamo se Ops riuscirà a vincerlo. 40 secondi. Comunque, dalle nade messe le flash tirate dagli Easyfix si vede che non sono preparati su questa mappa e non hanno molta esperienza. Ad esempio, quando Ops era basso, vicino al Trova una kill. T-spawn. 1-1 situation, Supremo contro Ops. Non capisce da dove gli spara Supremo. Bomba a terra, 19 secondi. E Supremo trova la kill. 8-7 per gli Infinity. Vedremo cosa si inventano gli Easyfix da terroristi. Penso che sia Keanu colui che chiama le tattiche. Hanno un buono spawn per A. Fake, no, ce l'hanno per B. Però decidono di fare qualcosa di lento, che comunque vanno verso B. Il Vediamo, gli Infinite decidono di schierare sa di solo B 2 su split. B. Mi sa di B split, 2 da B corto e 2 B alto, vediamo. No, lento, decidono di fare qualcosa di lento. Vex Machine è entrato in tappeti, mi sa che ha capito che stanno andando su B anche Anima. Pushato tutto fino al T-spawn, ora sta passando tappeti, non troverà nessuno. Tanto Ops e Machine stanno già andando su B. Eh sì, perché avendo pushato tappeti ha chiamato che Hanno non c'è fatto la nessuno. chiamata, hanno fatto la chiamata. Però vedi, Infatti non trovano Blackout e nessuno Kiano stanno mid. tornando indietro. Non trovano nessuno e sanno che stanno andando verso B. Infatti gli tirano una nade per fire dove lasciano 86 di vita contact. Diciamo che non se la sono giocata bene il primo round. Vediamo se No. Molto lento riusciranno come primo comunque a round. vincerlo. Versus 2 Raider, Vex poca Machine vita. arriva Vex da dietro. Vediamo se uccide la contact di spalle. Che però si gira. Attenzione. Non l'ha sentito a destra Vex. Contact riuscirà a ucciderlo? Se non si affaccia, sì, vediamo. Sì, trova la kill. Adesso 1 1-1 versus situation 1. per Anima contro Keanu. La bomba è giù, questo vuol dire più soldi per i terrorist il prossimo round. Se la gioca di audio Keanu. Però viene ucciso. Headshot di Anima. Senza kit però riesce a defusare tranquillamente. 100% di HS da parte di Anima con le sue due kill. Hey, wake up. Adesso faranno eco totale dei due gli Easyfix per poi comprare al terzo. Vediamo che solo Insomnia compra una nade. O una pistola. No, forzano il buy. Hanno small Attenzione! buy? Rischioso. Da tutte e due le parti, molto rischioso. Vediamo Insomniac però comunque sempre con la pistola. Tutti hanno il Kevlar? No, Blackout e Supremo senza Kevlar.
Vediamo se servirà questo buy da parte di EasyFix. un trade, raider per Chiano. 434. Vanno Tentano verso ancora B il dove push trovano B. Vex Machine. Vex Machine li spot e li chiama. Infatti vediamo che da mid stanno backuppando in due. Rimane solo un in A. Uno rimane mid e due B. Vex Machine sbaglia le flash. Tornano verso A. Sì, due sono in base terra, uno mid. Però mi sa che l'hanno capito o li hanno sentiti. L'avranno capito. Ah, Rick li ha chiamati, li ha sentiti, mi sa. Col suo Infatti li fucile a aspetta pompa lì lì. davanti. Attenzione, vediamo intanto il FAMAS di Anima. Tanto Che Vex Machine e sparatana. Insomniac. Mi sa che si sono scambiati qualche colpo. No, guarda Rick, si è spostato qualche secondo troppo presto. Infatti la stanno passando tutti. Sono tutti in A tranne Insomnia Mid che arriva da dietro e ne uccide uno. Traverso 3 contro 3.3. Insomnia Insomnia blackout, poca morirà vita. presto. Sì. Rimane blackout a 16 di vita. Mi sa che Oh! vanno a rush ucciderlo. Anima. Attenzione, questo buy round forse è stato utile. Non credo, sono tutti e due a bassa vita. Ma Vex Machine non ha il kit, si deve dare una mossa se vuole vincere il round. Mi sa che ormai è anche troppo Riesce a tardi. ucciderlo, però non ce la fa. Ottimo buy round da parte degli EasyFix che riescono così a vincere il round. Inaspettatamente. 9-7. Nonostante round vinto, hanno comunque pochi soldi giusti per comprare K e Kevlar. Ah, però vedi, blackout senza Kevlar. Blackout ha preferito comprare tutte le nade invece che il Kevlar. Questa cosa non è consigliata. Perché su questo gioco ce l'ha in pancia. Sapete tutti cos'è la in pancia? Io no! Tu no, allora te lo spiego. Dal Senza pubblico Kevlar, ce l'hanno quando tu chiesto. ricevi un colpo, la mira ti si sballa. Tanto nel frattempo che il prof Chimera spiegava cos'era l'aim punch, Raider, Rick e Ops vengono tirati giù. Gli EasyFix si aggiudicano anche questo round perché gli Infinity erano comunque in eco, solo Vex Machine aveva l'arma perché aveva kippato il round precedente. Probabilmente cercherà di salvare l'arma. Cerca Sì. qualche kill degli EasyFix, magari mentre ruotano. Vediamo se riesce a uccidere Blackout. Black Ops, stavo dicendo, Call of Duty. Mamma mia. Blackout rimane camperato. Preferiscono aspettare. Hanno capito che essere pazienti ripaga. Attenzione a una flash. Intanto arriva Supremo da base. Vediamo se riesce a pushare oppure campera. No, campera. Blackout, attenzione. Si affaccia troppo Vex Machine, spraia e si copre. Fa la giusta decisione di scappare e salvare così il Famas. Terrorista ha vinto senza neanche perdere un giocatore. Intanto se guardiamo lo score, da parte di CT, top frag c'è Ryder con 20 kill, terroristi, Contact e il Chiano primo posto. Contact primo perché ha due assist in più. Però possiamo anche notare che comunque i CT sono più. Attenzione, guardiamo gli Infinity che hanno deciso di rushare in 5 da A. Non trovano nessuno e tornano tutti indietro. Strana tattica da parte degli Infinity. Ora decideranno di backuppare tutti verso B perché hanno trovato A libera. Però trovano Insomnia mid. E infatti Ryder perde la vita. Rick pure, grazie a Contact che aiuta Chiano, che ci stava per rimanere secco. Anima copre mid. La Intanto si nade. avvicinano verso B. Dove c'è comunque Vex Machine col suo Famas tippato. Che però non riesce a trovare una kill. Perché Supremo fa una double. Andiamo a vedere l'ultimo in vita Anima.
è circondato, non sa dove andare, muore come La Ned lo un prende. ninja. 19. Questo è un buy round da parte degli infiniti. Vediamo AWP su Ops. Andiamo a vedere cosa farà Ops con questa AWP. Inquadriamo Ops, vediamo. Intanto vediamo gli easy fix che vanno verso B. Smoke mid, Ops non riesce a vedere nessuno. Decide di arretrare. Decide di arretrare, va in B. No, torna mid. Tanto Rider si prende qualche colpo di troppo, 22 di vita. Ops non sa cosa fare, fa giro tondo. Raider continua lo spam su B, ma non trova nessuno. Che li ha visti, farà la call? Non credo. Animatrona, kill mid. Ma i terroristi sono tutti B alto. Decidono di rushare tra le smoke. Dove Raider Raider nello trova la spam kill, prende Insomnia Edge lo attacca. supremo, ma Insomnia lo uccide. 4-3. Vex Machine fa una KS su Insomnia. E viene ucciso adesso. E rimane contact da solo 1-4. È praticamente morto, e infatti Rick da dietro lo appunto. uccide. 10-10. Easy fix sono in eco. Fake. Easy fix riescono a comprare. Adesso ti chiedo una cosa che ho visto fare da CT quando si ha pochi soldi ma si vuole comprare è di prendere il Kevlar ma senza l'elmetto, perché comunque un HS di AK ti fa fuori lo stesso. Te cosa ne pensi? È una cosa che... Esatto, l'HK diciamo che comunque al contrario dell'M4 se fai HS quasi sempre lo uccidi perché di solito toglie 107, 109 in uno, comunque sempre maggiore al 100. Invece l'M4 se fai HS toglie all'incirca tra gli 80 e 90 e comunque per uccidere una persona serve un colpo in più. Quindi secondo te la scelta di evitare di prendere l'elmetto per avere quei Non sempre, pochi però soldi sì, in è più, consigliato. magari una need in più, una flash. Sì, si potrebbe fare Kevlar PD50, dove i veri games, sempre loro, decidono quando lo fanno, quasi sempre riescono a vincere l'ego, comprando la PD50 e il Kevlar. Comunque intanto notiamo che Easy Fix ha già perso due giocatori. E anche gli Infinity adesso hanno perso l'AWP su Ops. Cercheranno Vediamo il gli esatti boost. cosa cercheranno di fare. Sì, Insomnia si fa il boost a contact. Inquadriamo contact allora, che cerca di salire nel balcone. Aspetta. È salito nel balcone. Viene flashato da Vex Machine che va a base CT. Rick, double E kill di contact. Rick. Rimane di nuovo 1-on-3. Bomba a terra. Ne ha una a sinistra e due a destra. Vediamo se riuscirà almeno a ucciderne uno. No. Invece no. Anche lui ci saluta. 11-10 Infinity. Un altro buy round da parte del team Easy Fix. Blackout decide ancora di prendere le nade al posto di prendere il Kevlar. Molto rischioso come scelta. Diciamo che è sbagliata. Non del tutto, perché se sei sicuro di Non è riuscire a fare un sbagliata. headshot appena vedi l'avversario, l'aim punch te ne frega poco alla fine. Però si parla di livelli alti, veri games, giocatori tipo Shoxi o Scream, puoi farlo, ma 4-4 intanto.
Il team EasyFix si prepara a pushare in A, due dalla rampa, uno da tappeti e sta arrivando da Vietnam Insomnia da dietro mid per entrare con il Tore. Dopo che i suoi teammate pusheranno in A, infatti si avvicina con il Tore. Ops, prende blackout con l'AWP. Anche Supremo, headshot da Insomnia Anima. uccide Anima. 3-1-2. Ops, col suo AWP push nella smoke ma missa contact. Cerca di sparare a caso nella smoke ma non trova la kill. Contact lo pusha. Prova la Oh, kill ok, della adesso uccide. smoke. 1 vs 2, contact di nuovo da solo. Poca Contact vita. 33 di vita, 5 secondi, run perso. Infinity 12, EasyFix 10. Questo round per gli EasyFix sarà un eco, in teoria. E anche in pratica. Fanno un eco rush veloce. Vediamo se gli Infinity gli tirano le nade. Si trovano. Comunque Insomnia trova due kill. Quasi la terza, si trova la terza con Keanu, anzi. Vediamo se riesce a planare la bomba per i soldi. No. Rider da base tutti fa la prima e la seconda kill. Però gli Infinite hanno perso 3 player, 3 armi in meno. Non so se avete visto, ma Rider per cercare di prendere l'AWP ha preso un fucile a pompa. E infatti l'ha droppato in base. No, comunque no, non si è visto. L'ho mancato, non... Chi sta inquadrando Peccato. adesso? Insomniac. Ok, guardiamo Insomni allora, vediamo. No, no, sono passato Ops con la WP. Salta la VP da più spettacolo. Ok, andiamo a vedere Ops di AWP mid. C'è Keanu che è già passato a destra, vediamo se Ops lo vede, ma lo Missa. missa. Tanto anima. Headshot su Insomniac. Lo missa, uccide, rompe la grata e decide di andare a aiutare in B a Ryder. Perché? Perché c'è la bomba a terra in B alto, sì. Però Già, Supremo che la guarda. la bomba era un po' più arretrata, la prendo. Tanto blackout in base a camperare per vedere se c'è qualcuno che pusha da A, ma non trova nessuno. 45 secondi e decidono di andare verso B e mid forse. Secondo me rischio di avrei preferito Sì, vanno andare qua. su A. Perché comunque alla Quanti fine noi sai che hanno piangono per visto la bomba AWP? su B, quindi ti aspetti che siano tutti lì. Rider flash e pusha. E Keanu trova anche il corto. Rimane da solo nel bombsite. Vediamo chi è. Chi è? Vex Machine che trova prima una kill. Seconda kill. Si avvicina alla terza. Uscite Vediamo salpando. Chiano. Chiano la mette. Andiamo su Rick che è rimasto da solo. 1-2. Vediamo se riuscirà a trovare una kill almeno. Sì, 1-on-1 situation adesso contro Keanu. Sa dov'è perché l'ha flashato. Keanu scappa giustamente. Lancia un'altra flash. No kit, fa il fake defuse. Keanu si affaccia e muore. Un altro run per gli Infinite Fury. Rick riesce a vincere il 1-on-2. Da questa parte c'è stato un errore di Keanu. Non doveva affacciarsi completamente. EasyFix devono forzare il bye perché non vogliono, non devono più perdere round. E fanno un rush velocinato. Rush veloce con le flash. Escono dalla rampa. C'è Rick camperato sul plant che però non riesce a trovare nessuna kill. Ops, vediamo da BadeCT cosa riesce a combinare col suo AWP. 3 contro 5, Supremo 6 di vita. Inquadriamo Ops di AWP che missa Keanu tappeti, lo rimissa. 2 vs 3. Il round è ancora aperto, ma... Ops non riesce a ucciderlo. Sa dov'è ma non riesce a killarlo.
Insomnia, one shot intanto. Vediamo, riuscirà a fare lo stesso di Ops. nuovo su Ops. Ops, droppa la WP perché si arrende, non riesce a killarne uno. Vediamo se riuscirà a farlo. Muore No. con l'esplosione della bomba. Vabbè, scrive. Già. Tanto Ryder è arrivato a 27 kill. Vediamo Ryder, le sue statistiche. Un altro push velocina da parte degli EasyFix con le flash di nuovo. Sarà magari il punto debole degli Infinity. Che però questo round coprono in 4. Ma questo pushina ripaga. 3 contro 5. Diciamo che erano anche in eco gli Infinity, solo Ops aveva comprato il suo M4. Ryder riesce a trovare una kill, prende la K e scappa. Ottima decisione. Si ferma per vedere se riesce a trovare una kill. Non deve perdere l'arma però. Che la sua arma la dovrà droppare su Ops che ha sbagliato a comprare. C'è Contact da dietro che arriva camminando e lo uccide. Ottima decisione da Contact di arrivare da dietro. Non è ancora persa questa mappa. E non è ancora vinta. È ancora aperta. Dipende come Comunque, giocheranno gli EasyFix. adesso riescono a comprare gli Infinity. Però cambiano strategia gli EasyFix. Vanno verso B. Mandano un giocatore su A. Sì, ha fatto fake lanciando flash, smoke, nade, però gli altri rushano in B alto. Vediamo blackout. Blackout, vediamo se riesce a trovare una kill saltando. No, lo uccide Supremo e muore da Ryder di dietro. E Anima Anima arriva, anche. prende un headshot supremo. 3-1-2. Tanto Kiano uccide un'Ina, ma tutti i CT sono su B. Contact, ne ha uno sopra la testa, lo uccide? Però non riesce a uccidere il secondo. Kiano, one on two situation. Ryder, sempre lui, 4 kill. 80% del team avversario si è preso Ryder questo round. Gli EasyFix possono comprare. Kiano potrebbe anche droppare per blackout. EasyFix, questo è l'ultimo round. Se perdono questo round, Infinity vincono 2-0 e vanno in finale. Prima mappa, ricordo, l'hanno vinta Das2 gli Infinity. Tanto vediamo gli EasyFix pushano ancora su B. Decidono di fare qualcosa di lento per cercare la kill. No, non pushano su B, Blackout fanno uno normalmente split. senza Kevlar. Aia. Anima ha una percentuale di HS abbastanza alta, se non sbaglio. 90%. Lo inquadriamo questo ultimo round forse. Vediamo se riuscirà a mantenere questa alta percentuale. Però li vedo andare tutti verso gli EasyFix. Infatti cambiamo, andiamo su. Andiamo su Ops che trova una kill. Trova una kill, campa tappeti. Tappeti di A e pulita, c'è Ops, vediamo se riesce a trovare un'altra kill. Spara su Insomnia. Riesce a ucciderlo bucando attraverso il muro. 3 on 2. 1 on 3 di nuovo per Contact. GG. Infinity riescono a vincere 2-0 e accedere Già. così alla finale del torneo. Vediamo che armi droppano. Insomnia, droppa due bombe. Quanta roba sta droppando? Non ho mai visto così tanti drop. Quando gioco Raccomando, io.